La terza puntata sarà una puntata a tema. Le grandi canzoni che hanno comunicato un messaggio di ribellione. After Hours non è per sempre, canterà Matteo Alieno. Generale. No. Born This Way di Lady Gaga. Non pensare più a cantare, mi devi raccontare una canzone. E il brano è Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. Venditti. Mamma mia. Compagno di scuola. Ok, che non la conosco. Compagno di niente. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Allora, in una versione. Non sbirciare! Non la conosci tanto, leggi. Pronto? Passami la. Mi schianto, scacchio! Ancora sveglia nella stanza. Fedez mi ha segnato Sono un ribelle, mamma degli Schiantos. Invece per te, Sara, Bob Marley. Mi piace tanto. A chi non piace Bob? Sì. Rebel di David Bowie. È bellissimo. Procederei con gli Astromare. Phil Collins. Phil Collins, Sony Genesis. Selmy, tu non hai scelta. La canzone si chiama La Libertà. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte. E la canzone è di Giorgio Gaber. La libertà è partecipazione. Stiamo aspettando Morgan. Stiamo aspettando lui. Come al solito. Arriva. Un genere suona. Qualcosa. Buongiorno. Buongiovi. Buongiovi. No, facciamoci. Salve Lox, facciamoci. Come va? Tutto bene, grazie. Siete in tanti, caspita. Oh, eccoci qua, finalmente tra di noi. Siete sempre tra di voi. E io tra di voi, se non parlo mai, capisco la vostra intesa. Così diceva Charles Aznavour. Chi? Ah, poi te lo spiego. Aznavour. Vabbè, se non conosci Aznavour sei perdonatissimo. Cioè, non è una di quelle cose indispensabili. È troppo. È troppo, devo dire, sì. Ma e invece dai, ditemi come va, ragazzi. Bene. Bene. Avete provato? Sì. Bene. Andiamo, ragazzi. Sì. Finalmente, ragazzi, sono motivati. Ci è voluto un bel po' di tempo, ma alla fine sono riuscito a costruire una dimensione di impegno. Cazzo, quanto mi piacerebbe suonare il basso su Rebel Rebel. Ma infatti ti volevo anche chiedere, su questa canzone ci puoi suonare il basso? Sì, assolutamente. Portatemi un basso. Questi ragazzi sono arrivati a una coscienza di quello che stanno facendo. Suonatelo senza troppo pensarci, secondo me. E la musica li sta entusiasmando. Come lo fate? Un pezzo facile, molto liberatorio, che ovviamente sarà sempre adolescenziale, con un testo meravigliosamente ribelle, ma la ribellione adolescenziale, che è forse la più importante ribellione nella fase dell'essere umano. Hey babe, scusa Alex, siccome ci abbiamo poco tempo. It's on your dress, your face is a mess. Oggi ho un po' di good vibes, quindi cioè, sicuramente il brano gli piace. Perché non fai semplicemente, anziché suonarci, fai un svuotone? Sì, perché quando ripete così c'è più schiaffo. Mi ha dato delle idee molto molto belle, e infatti metterò in pratica quello che anche lui mi ha fatto vedere. Così
se volete aprirvi una Bad Boy 2, noi andiamo via. No, 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 ha capito tutto, ha capito tutto. Sì, sì. L'hai capito perfetto. Questo bellissimo. È l'approccio. Ok, 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 mi piace, ti mi piace. Sì, sì. Rebel, rebel. Quando si dice voglio spaccare tutto, spacco tutto. Spacco tutto è la metafora del voglio cambiare il mondo. Tutto sta dentro il Rebel Rebel. Ecco perché a loro piace, perché loro sono in quel momento. È perfetta per loro. Vai così, esatto. Rebel! Rebel! Inciti la ribellione. Rebel! Dal terzo live io, cioè, mi aspetto e pretendo un gran bel casino. Siamo nella sala C come Nick Colossel. Allora, suoni la chitarra? No. Sì, l'avevo già sul brano? Sì. La suoni in scena? Vorrei provarci, quantomeno. Sì, vediamo, fammi capire. Perché lo strumento di Selmy sia forte, bisogna preservare intonso il messaggio di Gaber, e questo lo si fa soltanto se si rispettano gli accordi della canzone e la melodia. Vorrei essere libero. Libero come un uomo. Ho avuto un po' di dubbi sul fatto di dover interpretare comunque sia una canzone di Gaber che ha un suo determinato modo nel cantare, che non è per niente magari affine a quello che Selmy farebbe come artista. Sempre libero e vitale. Fa l'amore come fosse. Questa è una canzone che è ideologica, e quindi non è che si riscrive l'ideologia, l'ideologia si utilizza. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Allora, cioè, vale il discorso per i Sick Things che ho fatto settimana scorsa. Questo è bellissimo, ma è un tuo pezzo. Però, visto che questa canzone è un riferimento per tante persone, è un po' nella riconoscibilità che giochiamo la cosa, cioè è nel fatto che la gente possa cantarla. Era giusto far capire a me cosa stavo toccando. Canto, tonalità originale? Per adesso. E Morgan siamo arrivati a un compromesso che vada a includere la chitarra, quindi una musicalità che mi rappresenta sicuramente di più rispetto all'originale, mantenendo una dinamica che sia fedele all'originale, in modo tale che questo inno rimanga il più possibile tale. Vorrei essere libero come un uomo. Vorrei saperla suonare così. Se pensi di approcciare con umiltà a questa canzone, guarda che è il sentimento che tutti amano di fronte a una canzone così gigante. Io so come la deve per adesso apprendere. Mi piace. Va bene. Poi dopo ce la restituirà. Prego, quando volete. Nel 75 l'album a cui è contenuta questa canzone ha battuto il muro che c'era tra la musica leggera e quella classica. Oh, the pumping's nearly over for my sweetheart. This is the one for me. Mentre eravamo in loft che Carlo la studiava, io mi giro, ma questo è un pezzo classico, ed era stupendo, perché poi vai a ascoltarlo nel disco e ed è una canzone rock, quindi è veramente una genialata. C'è uno scoglio da superare, perché è musicalmente ardito, è un pezzo complesso, molto più complesso del rock. Abbiamo pensato una notata a scrivere, però era figo, cioè. È bello, cazzo. Sì, mi sembrava di ricopiare un preludio di Bach. Esatto. No, cioè, è l'ansia, ma prima in loft la faceva bene. Era da un giorno all'altro, quindi... E certo, lo so benissimo. Avrei voluto dimostrarti un po' di più, però. Allora, tu me lo dimostrerai soprattutto anche a tutti gli altri, non solo a me. Sì, vabbè, interessa più che dici che va bene. Ma per me va bene, ho visto che la parte delle batterie è perfetta, cioè dovete soltanto studiarlo. Ho visto che c'è interesse da parte sua e questa cosa mi incita molto a dare il massimo in questi giorni per creare tutta l'idea di questa canzone, insomma. Questo è un brano molto complesso da far arrivare. Allora, tu che hai i nostri due colori di espressività, perché sappiamo che c'è il dandy intimo e il dandy manero, capiamo quando serve fare il passaggio. Ok. Da una parte c'è il mio spirito molto riflessivo, molto emotivo, molto sentimentale. Dall'altra parte c'è quella voglia proprio di esplodere, di spaccare, di divertirmi e di liberarmi. Chissà che personaggio sblocchiamo con questa canzone. Le 8:30, tutti in piedi. Trovo che sia una canzone ribelle, perché in questa malinconia, in questa nostalgia che racchiude il brano, come è stato scritto anche, ha dei punti dove quasi va contro le istituzioni. Sullo stesso libro, con le stesse parole,
da 40 anni di onesta professione. Leggiti anche il testo, solo il testo, come se ti, okay, ti arrivasse una narrazione. Leggilo, okay, un po' di volte. Ok. Memorizza l'immagine. Sì, sì. Perché poi è più facile interpretarla. Compagno di niente. Questa canzone, pur non conoscendola così tanto, in niente mi sta regalando delle emozioni incredibili. Sono grato ad Argent per questa assegnazione. E casualmente il mio compagno di scuola è la persona con cui ho conosciuto Venditti. È il mio modo di vivere la musica, quello di ritrovarci la propria vita dentro. Volo! Qua sei tu. Volo. Ero altrove adesso, proprio mi sono sentito altrove. Ho sentito il cambio, no, sì, no, sì, no, no, è bello. Sei contento. Bravo, sì. L'apporto che sento di dare io, almeno in questa mia interpretazione, è cercare di portare la mia visione su una melodia bellissima, incredibile, però con le mie sfumature, come la sono vissuta io la vita. Vai con la cassa dritta. Bello! Belle. Gli Stunt affrontano la ribellione rispetto al costume vigente. Nessuno mi può giudicare. Uno mi può giudicare, nemmeno tu. Lo so, mi sento sbagliato una volta e non sbaglio più. Abbiamo reso Stunt la canzone di Caterina Caselli, rendendola anche un po' trap nella strofa, e ci dedichiamo tanto alle sonorità che devono apparire in una canzone nostra, cioè degli Stunt. È bello iniziare il pezzo così, con l'autotune, lo trovo anche filosofico, però bisogna farlo bene. Certo, cioè, sì, sì. Loro costruiscono i blocchi della canzone, diverse opzioni nel loro modo di riintenderla, e poi io faccio l'occhio-orecchio esterno, cercando di ottimizzare il tempo e lo spazio. Ma Darjeeling, un'altra roba. Sì. Noi abbiamo scritto una strofa. Sì. No, no, ne abbiamo scritto un bel po'. Ma vuoi che ti passo questi di un attimo? Vai. Oggi ho detto, cazzo, voglio arrivare lì e far sentire ad Argent delle cose e avere il suo parere. Lui è un autore incredibile italiano, della lingua italiana, e quindi voglio ricevere un suo apporto su quello. Questa rima qua la terrei. Ok. Quello che mi giudicano è mio padre, lui sì che fa meglio perché lascia stare. Che sogno, ragazzi. Questo qua, quindi questo scrivo uno, banalmente. Le devo montare bene. Cioè, montatele bene. Sì. Vedendolo che sgarra, no, cioè io lì stavo sognando, stavo volando, era la sensazione incredibile. Queste sono le classiche situazioni in cui o viene una figata o ti vergogni per tutta la vita. Da questo giro andiamo schisci, semplici, semplici. Una canzone semplice e anche un arrangiamento semplice. Qua vogliamo essere comprensibili a tutti. Aspetta, posto. A posto. Ti piace? Il brano? Sì, ci sto entrando. Arrangiamento? Bellissimo. No, mi fa volare, mi piace un sacco. Dai, sentiamola. Come home in the morning light, my heart is just when. Per questo terzo live canterò Girls Just Wanna Have Fun. Oh mama dear, we're not the fortunate ones. Va un po' a criticare la mentalità bigotta, anche soprattutto dell'epoca, perché è un brano degli anni Ottanta. A me piace molto la tessitura della strofa, okay, quando è... La strofa come intenzioni mi piacciono. Bello, sì, sì. Perché la prima parte mi sento un po' come se dovessi sentirmi, no? Lei che la sta cantando, e poi quando dice Girls, they wanna have fun, sono il narratore che dice... Sì. La prima strofa del brano dice un po' lei che parla alla madre, dice io comunque mi voglio divertire, la mamma le dice studia, lavora, cosa vuoi fare con la tua vita, che è una cosa che, parlando anche con i miei coetanei, ho rivisto molto. Ci ho rivisto un po' come, cioè, messaggio generazionale di noi ragazzi che vogliamo vivere e ci vogliamo anche divertire. Pari a, bravo, sì, ho pariato poco. Avevo pensato anche un'altra cosa. Vai. Avevo pensato, ma è proprio un pensiero, in italiano, sì, di riscrivere l'ultima parte. Ma perché no?
Ho pensato di proporre a Dargen un pezzo che avevo riscritto io, questo perché poteva essere un inno del noi ragazzi, noi generazione di questi giorni ci vogliamo comunque divertire. Possiamo chiedere di mettere qualche coro a, secondo me, alla voce più forte che abbiamo femminile qui dentro? Maria Tomba. Qua proprio mettiamo Tomba. Mi piace molto il suggerimento di poter inserire dei cori, lui mi ha suggerito Maria Tomba, la voce giusta per questo brano. Sono molto felice di aver avuto questo brano, spero che anche a casa, insomma, un bello spirito, piaccia. Bravo. Arrivo alle prove davanti a te che te la faccio come Dio comanda. Va bene, mi fido. Ti abbraccio. Allora, cara mia, io la vivo proprio come un gigantesco film. Devi avere per ogni cosa che leggi e che dici un'immagine precisa in testa. La cosa che facciamo adesso è che la leggiamo per capire se abbiamo noi qualcosa da metterci. Credo che potrebbe stupire tutti noi se lei ce lo raccontasse. Generale, dietro la collina ci sta la notte crucca e assassina. Devono scoprirmi, perché io non avevo mai fatto una cosa del genere. Sto raccontando una storia che poi a un certo punto diventa il suono che la mia voce ci mette sopra. Può essere detta una cosa da una ragazza di 20 anni a tante persone che la stanno ascoltando e quello è un risultato gigante, se succede. Generale dietro la stazione, lo vedi il treno che portava. Lo stavo raccontando a me stessa e ci stavo entrando talmente tanto dentro che l'emozione usciva proprio da sola. Si ti rendi conto? Brava! Mi è arrivata una botta allucinante, mi sentivo talmente provata che potevo quasi svenire, cioè sentivo proprio il corpo cedere. Se arriviamo a questo in video, per me possono andare tutti a casa, ma lo dico davvero. Eppure te, vai, vai, vai col tuo testo, vai. Ciao. L'obiettivo di questo live è parlare a tutti, non a me. Siamo pronti a coreografie scomposte, trick e track, culi che volano. Shake, 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 eh? Dovrebbe viversela giorno zero, come succede quando c'hai una grossa cosa da rimettere in pista, no? Sono curiosa perché non ho mai sentito la tua versione, poi ti dico come possiamo spingere. Mi sale, mi sale! Mama told me when I was young, we are all been superstars. Ferma. No. Già siamo partiti a cantare. Ho sentito proprio lui a lezione di canto col maestro. La rifacciamo, balla con me. Facciamo una figura di merda, ti va? Vabbè. Vai, fammi una figura di merda. Dai. Guarda qua. Guarda me. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause you made you così. Spalle, vai, 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 Gaetano! So devo sbloccarmi, se no non riesco ad essere soddisfatto di me stesso. Io mi aspettavo proprio il ragazzino che vede che in camera gli hanno comprato il regalo e esplode in wow! È come se adesso fosse, col regalo tanto desiderato in mano, impaurito di non poterlo reggere. Track, baby, I was born this way. Ok? Mm-hmm. Se non porti pure questo, non la farai mai bene. Perché sarà Gaetano, un palato, terrorizzato, che dentro balla come Lady Gaga, ma fuori è frizzato. Okay. Non ti sentire meno di nessuno. È la tua canzone, capisci perché l'abbiamo scelta? Perché sei tu. Canto per far sentire alla gente, non come canto, ma perché canto. Se non succede questo, sei tu che hai perso un'occasione, non loro. Nel prossimo live tiriamo fuori i cosiddetti, facciamo vedere chi siamo realmente, perché mi sono abbastanza stancato di dover essere nascosto dalle mie stesse paure. Non è per sempre di After Hours, è stupenda. Mi piacerebbe comunque dare una mia sfumatura con un suono ed è Matteo Alienoso, quindi capire dove andare a toccare e dove rispettare esattamente quello che viene fatto anche a livello vocale. Ma non c'è niente! C'è questo mano! Hai mai pensato che c'è un passaggio tra ciò che ti libera e quello che
ti prepara a... Tu sento proprio che ci vuoi andare così, aspetta, cioè, perché poi tutto arriva di nuovo più forte quando lo dici. Goditeli i colori, ce li hai. Non pensare a fare quello che faresti di solito. No, 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 ci devo ancora entrare, voglio capire bene, perché è anche un discorso di tonalità della canzone. Ribelle non è chi fa... è chi mi dice una cosa che mi fa venire nervoso e che me la passa e io vado fuori e spacco il mondo per cambiarlo. Lui c'aveva più la smania di arrivare dove arriva sempre. Ma a me mi deve piacere anche prima, però. Mi ci deve portare. Che stai così male. Il tuo diploma, infatti. Io sinceramente sono una persona molto aperta a tutte le possibilità. Sono pronto a farmi, diciamo, guidare. Sai dove vuoi arrivare? Assolutamente. Bene, all'inizio fammelo desiderare, così che quando sbotti io dico... Oh, sono completamente d'accordo. Vado a vivere. Bellissimo. Vai, basta. Al terzo live voglio arrivare... dritto. Magari anche senza strumento, chi lo sa, stavolta. Possiamo dirti grazie, però? No, lo dice sempre a noi, ma... Perché, no, siete voi che ci andate ringraziati. Grazie. Grazie a te. No, ciao. A dopo, a più tardi, a per sempre. Ciao! Ciao! Buongiorno. Come la va? Molto bene. Voi come state? Tutto bene, dai. Dobbiamo ascoltare i pezzi, quindi volete dirmi che idee avete avuto? Diciamo che mi sono venute diverse idee scenograficamente, beh, essendo che a livello vocale non mi, cioè non è che mi copre tutta la mia estensione, certo. Quindi a livello interpretativo si può, un po' da musical mi sa questa canzone. Bello, dai. Tu? Allora, io ho pensato tipo a un concept di protesta, tipo quindi iniziare con dei tamburi. Un estratto di un'intervista di Bob Marley, in cui gli chiedono cos'è per te la musica, la musica è revolutionary. Ma non sono proprio convintissima, devo ancora... Posso dire una cosa? Facciamo parlare la musica. Iniziamo con Sara, vieni Sara, vai. Vieni. Approcciarsi a Get Up Stand Up è stata dura, poi i suoni vanno riequilibrati. Suoni da rivedere. Però giusto per capire l'idea, è un draft e se ti piace, se c'è qualche suggerimento che vuoi dare. Io ho pensato comunque che le canzoni di Bob Marley sono sempre state canzoni di rivolta, no? E allora ho immaginato proprio la canzone come se fosse una marcia di protesta, almeno nella parte iniziale. Mi sono spostata tra il concettuale, quindi l'idea della rivolta, e i suoni cinematografici di alcune truppe che magari si muovono, quindi dei tamburi che sostengono, no? un momento di rivolta. E poi tutti i suoni, sirene, che richiamano l'ambientazione dancehall di festa. Il riarrangiamento di Sara l'ho trovato veramente molto bello. Ha un gusto nel reinterpretare i brani che spacca. Tutto bello. Ma se questa esibizione la facessimo senza la console? Allora, questa è un'altra cosa che ti volevo dire. L'idea mia... Perché tanto non mi sembra che sia essenziale. No, e poi pensavo che sarebbe simpatico che nel momento dello scratch o che mi arriva un finto disco dove io faccio lo scratch e cambia la situazione e poi inizio ad inneggiare al pull up come si fa nelle dancehall. Sì. E poi mi sono immaginato i ballerini che fanno una cosa così. Vabbè, e poi io che entro e... No, vabbè, mando un messaggio alla C-Shake. Sì. Allora, no console per Sara, però a un certo punto deve apparire qualcuno che le porti un CDJ e le deve fare brrr, deve fare il pull up, capito? E comunque vogliamo tanti ballerini che ballano. No, il resto è molto bello, mi piace molto. Ok, contentissima. No, c'ho mal di schiena, scusa. Non ti preoccupare. Entusiasmo. Entusiasmo. È bello sentirsi ascoltati. Da parte sua sento proprio un sostegno vero e proprio, nel senso che comunque sento quasi come se lui riconoscesse quelle che sono le mie intenzioni e mi aiutasse a renderle reali. Vediamo cosa viene fuori. Dai, vai, sembri la concorrente di Sara Banda. Caso mai rido, eh? Sì, sì, ridi. Pronto, passami la mamma.
trovato la mia chiave, ovvero c'è una parte che è un po' più parlata, che è nelle strofe. Sono le 4 del mattino. E poi a un certo punto, anche per fare un cambio, tiro un bell'urlo, tipo... Sono un ribelle, mamma! Per fare ciò mi sono rifatta un po' alle telefonate con la mia mamma, magari mi nervosivo, e io chiudevo e faccio... E poi... Scusa, mamma. È caduta la linea. Adesso basta. Sono un ribelle, l'ho deciso. Credo che sia il brano più difficile, l'assegnazione più difficile fino ad ora di Maria. Quindi deve utilizzare la sua carta più forte, che non è solo la voce, ma è l'interpretazione, il tenere il palco. Sono un ribelle, mamma, sì! Cazzo! Però tipo una cosa sì! Ma sai che è molto bello? Brava, sei stata brava. E se partissi tipo con una cioè con la cornetta, la cuffia, tipo una specie di cuffia per i capelli, tipo pin up, poi faccio un certo punto, sono un anime. È un brano sicuramente pin up per quanto mi riguarda, che è un po' comunque anche punk, un modo anche per esplorare di più quello che posso, che sono in grado di fare. Ma se mettessimo quei vestiti a strappo? Anche Taylor Swift l'ha fatto. Esatto, esatto. Poi magari se c'è qualcuno con cui interagire meglio, tipo se c'è qualche ballerino che ha voglia di sostenermi in questa mia essere, tipo... Sarà una sfida sicuramente a livello interpretativo e quindi ho deciso di magari dare qualche spunto, qualche idea magari anche a livello scenografico. Può stupire come cosa. Secondo me sì. Chi sta? Secondo me è molto bello, stiamo rischiando, però stiamo rischiando con una cosa bella. Ok, vado in pace, rendiamo Ciao. Grazie al Signore. Mi piacciono queste due ragazze perché sono veramente intraprendenti. Sono gasato perché accetto i loro stimoli, non pretendo di avere la verità in tasca. Ragazze bravissime, tanto che vi proporrei... Un entusiasmo. Entusiasmo! Ciao ragazzi, io e il solito Dandy abbiamo un pacco regalo per Gaetano. Qua c'è scritto una cosa. C'è scritto per... È sbagliato perché c'è scritto Panzerotti Gaetano. Chi è sto Gaetano Panzerotti? Ma io mi sento di voler fare proprio un saluto, un ringraziamento a tutti i genitori, i nonni, le gastronomie. Wow. Mangiane uno! I pesci vendoli, le friggitorie. Com'è? È il vero Panzerotti? Tutte quelle persone che settimanalmente ci mandano proprio di tutto e di più da tutta Italia, nord, sud, centro. Questo è il buccellato, il tipico dolce delle mie parti. Mandate robe tipiche, io mangio di tutto. Abbiamo un'altra cosa per Maria Tomba. Il fisico da popstar com'è che ce lo costruiamo, eh? Cioè, la forma come la teniamo? Ah, la calda questa! Sente! Il fritto sempre ben accetto. Sì, brava nonna! Arancini, friarielli, mozzarelle. Abbiamo detto... Ah, ma qui che cosa sono questi mali? Ma sono... Panzerotti. Si può dire? Mandate formaggi. Nonna Maria, vinto tutto! Parenti di Sara dalla Calabria, vi chiediamo l'anduia. Oh, hai capito che... Amici del Piemonte, mandateci invece il vitello tonnato.